L'economia del XXIV secolo è molto più creativa, estremamente sicura e razionale della vostra, uomini del XXI secolo, perché la capitalizzazione delle risorse di singole persone o di società segue un'altra filosofia basata su un criterio più equamente meritocratico, che dipende da moltissimi fattori realmente quantificabili che sono ancora in continua fase di studio: tempo, fatica, energie utilizzate, originalità delle idee e creatività, risorse investite, tutte sono rilevate da un'istituzione denominata ITOD, Intelligent Transmission Operator Detecting, che trasmette i dati più significativi ad una centrale banca dati ipercontrollata dall'SBC sotto la supervisione dei 12 saggi. Grazie ai crediti acquisiti in questa banca dati mondiale centralizzata, oggi ognuno può usufruire di eque risorse. La vostra economia, uomini del XXI secolo, è veramente assurda perché premia chi sfrutta la manodopera altrui, il successo, la fortuna di possedere determinati talenti o rendite personali. La vostra società è formata da milioni di poveri e da pochissimi benestanti. Un povero operaio, un semplice lavoratore dipendente che percepisce una remunerazione esigua ed insufficiente per l'automantenimento e per quello dei familiari, vive di stenti, sproporzionalmente ipertassato dallo Stato e dagli enti locali, impegnato molte ore al giorno per il suo datore di lavoro, mentre un famoso cantante, un attore, un giocatore di calcio, un imprenditore o un politico vivono con patrimoni da capogiro, realmente sproporzionati rispetto alle personali esigenze. Nel corso della storia ci sono stati dei tentativi di introdurre una certa giustizia sociale da parte di istituzioni basate su alcune ideologie, ma non sono riusciti a raggiungere lo scopo a causa dell'enorme egoismo in cui vivevano gli uomini di allora, soprattutto quelli di potere. Fortunatamente la nostra società attuale del XXIV secolo non è più così, anche se ci rimangono molte cose da fare. Nessuno soffre la fame, la sete, la nudità, la solitudine, l'emarginazione sociale, perché ognuno è valorizzato per quello che è. Non ci sono più tasse perché non esiste la moneta come voi la concepite, la quale genera infinite ingiustizie. Noi a distanza di tempo consideriamo dei criminali coloro che nella vostra era gestiscono la moneta da usurai, iniziando dai poteri centrali nazionali e alle compagnie multinazionali, comprese le banche. Noi utilizziamo un metodo molto semplice, simile a quel che i vostri economisti più all'avanguardia denominano fiat money. Garantiamo un reddito dignitoso a chi è malato, anziano e incapace, ma non imponiamo tasse perché tutto viene erogato dall'ITOD a costo zero per sostenere opere pubbliche ed assistenziali.